un grande protagonista della storia del movimento LGBT. Attivista di Human Rights, ex parlamentare olandese, a lui si deve la prima legge al mondo sul matrimonio egualitario approvato nei Paesi Bassi ben 15 anni fa. 15 anni fa, attenzione, in Olanda, esatto, capito? È con noi Boris Dietrich. Accogliamolo con un grande applauso. Welcome. Accompagnata dalla nostra Olga Fernando Chiara. Thank you so much for being here. Buonasera Italia. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. Grazie a tutti, grazie Italia, grazie per avermi invitato qui, è veramente un piacere esserci. When I started the initiative for marriage equality in the Netherlands in the Dutch Parliament in 1994, we really needed to have the help of journalists. Quando abbiamo iniziato a lottare per il matrimonio egualitario nei Paesi Bassi nel 1994, avevamo davvero bisogno dell'aiuto dei giornalisti. Because before the initiative for marriage equality, LGBT people were always depicted as weird, extravagant, but never as ordinary people. Perché prima di quel momento le persone LGBT venivano sempre dipinte come stravaganti, come fuori dall'ordinario e mai come persone normali. And through the media, through trusted allies with journalists, we managed to convince the Dutch audience to vote in favor of marriage equality. Ma è stato grazie ai media, grazie agli alleati che avevamo nei media, grazie ai giornalisti che siamo riusciti a convincere l'opinione pubblica e quindi a ottenere il voto a favore del matrimonio egualitario. And that was 15 years ago that marriage equality was introduced. Erano 15 anni fa, è da 15 anni che c'è il matrimonio egualitario in Olanda. And the interesting thing is that now there is a whole generation of younger people who come and ask me, is it true there was a time that gay and lesbian people could not get married. La cosa incredibile è che adesso arrivano persone, ragazzi di 14-15 anni e mi chiedono, ma veramente c'è stato un momento in cui le persone gay, lesbiche non potevano sposarsi? And so now what we see is that journalists in the Netherlands are looking for different stories to cover LGBT rights and they focus on intersex people, transgender people and try to give their stories to the general audience. Quindi adesso la stampa nei Paesi Bassi si sta concentrando su altre storie, sulle storie delle persone intersessuali, su quelle delle persone transgender per raccontare anche le loro. So to all the journalists in the audience I would love to say your work is really important, the way you cover the rights of LGBT people. Per cui a tutti i giornalisti in sala voglio dire una cosa, il lavoro che state facendo è davvero importante. È importante il modo in cui raccontate le storie delle persone LGBT.